Ciao, oggi faremo insieme del bubble tea scaduto. Allora, non sto scherzando, è scaduto 5 settembre 2024 e oggi è 24. Ragazzi, ma come mai è scaduto? Lo stiamo facendo soltanto ora, perché non le fate prima? Allora, vi spiego le dinamiche. L'ho comprata a gennaio alla Chinatown con Andrea a Milano. Io dissi a me stessa: va bene, farò quando inviterò i miei amici a caso. Non è mai accaduto. Perché io quei pochi amici che ho, ce l'ho in culo al mondo. Ho aspettato mesi e mesi, no? Per poterle fare. Perché ho procrastinato nel farle. Ieri ero sul divano, a un certo punto stavo così col telefono, illuminazione. Esistono ancora queste cazzole bubble tea? Sono non mi fermerà nel farle. Quindi ora le facciamo insieme. Le istruzioni sono poco chiare, che è in cinese. Riempiamo l'acqua. Riempiamo l'acqua. Comunque io non so come reagirò a queste palline, perché mi segue da tempo, sa che io sono molto sensibile di pancia. E quindi qualsiasi cosa ingerisco mi viene da cagare. Questo procedimento sarà totalmente a caso, quindi non seguite quello che faccio. Ready in 3 minutes. Ha spiato le cucchie. Ma ne assaggio uno. Sarebbe niente. Spegniamo la fiammetta. Ma le palle non salvano in acqua. Beh, comunque le metto dell'acqua fredda. Ci vado a mettere molto zucchero. Come se non avessi il diabete. Prenderò questo tè, perché mi rompo il cazzo di mettermi a fare anche il tè. Tante palline. Non so di un cazzo. Se non volete una cosa che faccia cagare, bubble tea compratevelo. Non fatelo a casa, andate a cagare lo stesso.